Il ruolo delle fondazioni bancarie in un momento delicato come questo, in cui l'economia mondiale sta attraversando una crisi profonda che, dalla quale nessuno di noi riesce a vedere la fine, è al centro del convegno di oggi che si tiene qui nella sala Ademollo di Palazzo Ducale. I maggiori esperti a convegno ci sono i presidenti delle due fondazioni bancarie lucchesi, ma il professor Giuseppe Morbidelli, ordinario di diritto amministrativo all'Università La Sapienza di Roma e presidente della Cassa di Risparmio di Firenze, e poi il professor Roversi Monaco, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Naturalmente dimenticavo la presenza dell'ex ministro e oggi super consulente, tra l'altro in materia di finanziamento pubblico e partiti per il governo Monti, l'onorevole Giuliano Amato. Ma intanto vi promuoviamo alcune interviste che abbiamo realizzato prima del convegno. Sì, è chiaro che le fondazioni in questo momento particolarmente delicato devono ancor più porre attenzione a quello che è, diciamo, lo sviluppo del territorio, lo sviluppo economico e nel settore sociale. Diciamo che il momento è difficile e noi cerchiamo assolutamente di fare la nostra parte. Le fondazioni non sono qualcosa di statico, ma sono un movimento. La loro struttura agile gli permette di intervenire rapidamente e di cambiare rapidamente i loro programmi, il loro modo di sostenere il territorio. Questo è un momento in cui le fondazioni si devono adeguare a bisogni emergenti e quindi devono investire soprattutto nel sociale.